Buongiorno dal Touch, buongiorno dalla rassegna stampa, capriamo con la prima di Repubblica per 8 Channel 696 le banche parla Ghizzoni, Etruria, un caso politico, l'ex Unicredit in Parlamento, dirò tutto, non è mia la tenuta del governo, il dossier, le tante promesse ma pochi miliardi, il grande inganno del piano Juncker, se mi converranno Parlerò alla commissione d'inchiesta, Federico Ghizzoni, il banchiere più inseguito d'Italia, dribbla i giornalisti venuti ad aspettarlo sotto casa, ma chi insiste di più fa capire il suo stato d'animo. L'intervento vi racconto la censura nella vita della Cina, Ai Weiwei e le mostre cancellate a Pechino e Shanghai non esistono. Di spalla in Germania Merkel trionfa, SPD in ritirata, la CDU sbanca il nordreno e... Era il feudo della sinistra. Tre mesi dalle elezioni federali l'SPD perde la sua Emilia e l'effetto Schulz, l'entusiasmo che aveva accompagnato la sua nomina sembra evaporato con un messaggio di... Berlino, lo scenario che arriva dalla Germania. Macron inizia la nuova Francia, il presidente si insedia all'Eliseo, cambieremo l'Europa, nella foto il presidente francese Macron con la moglie Brigitte dopo la cerimonia all'Eliseo. All'interno con la politica internazionale la Germania, Merkel vince ancora e vola verso la rielezione, ma le Schulz, vado avanti il suo commento, nella roccaforte russa del Nord Reno-Vestfalia. Crollano i socialdemocratici per la cancelliera, un voto importante in vista delle politiche di settembre, decisivi gli elettori che nelle precedenti tornate non erano andati alle urne, hanno scelto la CDU. Missione Unione Europea Sud della Libia per fermare il traffico di migranti, la lettera di Miniti alla Commissione Europea, in foto agli interni Marco Miniti, ministro dell'interno italiano, l'entusiasmo che per mesi ha accompagnato l'ex Presidente del Parlamento Unione Europea sul se ormai scomparso. I dati anche con le foto, il 33% della CDU e il 31,5% dell'SPD. In Germania, nelle regioni nord-reno-vestfalia, il reportage con la grande paura di colonia: la sicurezza non è garantita e così abbiamo tradito l'SPD. Dopo il cavodanno delle molestie alle donne, la governatrice Kraft ha dato l'impressione di non riconoscere l'emergenza: i salafiti fanno proseriti, ma la polizia è inerte. La scheda con i dettagli che arrivano poi anche dalle regioni. Con Città importanti come Düsseldorf e Colonia, gli integralisti islamici stanno ovunque, persino nel centro città, le minacce, alcuni imam predicano l'odio, ma la polizia non fa niente per fermarli. Ancora con Repubblica, la cerimonia in Francia, l'Eliseo, il primo giorno dell'era Macron, una Francia forte per rifondare l'Europa. Il neopresidente concede a Hollande e pronuncia il suo discorso. Ora inventiamo il futuro. Oggi vola a Berlino dalla cancelliera Angela Merkel e forse annuncia il nome del premier. Nella foto l'arrivo di Macron sugli Champs-Élysées, subito dopo aver giurato come nuovo presidente della Repubblica Francese. Il reportage che arriva dalla Francia e poi il caso Banche e siamo alle dinamiche interne, Ghizzoni e la Etruria. Un problema dei politici lo risolvano loro, non io. In Parlamento dirò tutto. Nella sua casa in Val Trebbia il manager ex Unicredit rifiuta il ruolo di arbitro se il governo regge non può dipendere da me. Sulle domande se mi convocherà la commissione d'inchiesta risponderò a tutte domande, responsabilità, si tratta di un caso della politica, sarebbe dovere e responsabilità della politica risolverlo e sono un emotivo, e la pressione su di me e la famiglia è alta, però mi sento totalmente sereno. La Commissione avrà poco tempo e ascoltare l'ex addino è la priorità. Francesco Boccia, un'inchiesta richiede due anni e sentiremo Banca Italia, l'obiettivo è capire quanto i partiti hanno messo le mani sulle banche e il ruolo delle autorità di controllo. Renzi, l'attacco a Buschi e marketing e anche Berlusconi difende l'ex ministra, il leader PD, quella di De Bortoli è un'operazione per lanciare il suo libro, Maria Elena non ha fatto nessun favoritismo, è il commento di Renzi e poi la polemica con Renzi fra le magliette gialle, ma la sindaca attacca il PD, avete sporcato per anni, ramazza dei migliaia in strada per ripulire Roma Video di Raggi, il leader Dem ringrazi i volontari. Dinamiche sportive, anche con una Roma che vince. Il big match contro la Juventus in serata e torna al secondo posto cancellando il successo per 5-0 del Napoli contro il Torino. La Roma fa saltare la festa di una Juventus che ha rinunciato a sei titolari in vista della finale di Coppa Italia con la Lazio di mercoledì. Il sesto titolo di fila bianconero può arrivare domenica battendo il Crotone tornato incredibilmente in corsa salvezza, altro successo per i pitagorici ieri pomeriggio. La Juve fa la preziosa, eccessi del turnover e lo scudetto aspetterà. Colpita subito dal gol di Lemina, la squadra giallorossa con rabbia e personalità vince in rimonta. 3 a 1 vittoria cercata il commento di Spalletti ma anche fortunata. Il successo vero è aver fatto vedere da parte dei giocatori che persone sono. Abbiamo a che fare con una squadra che ha valori. Nengolan ha voluto fortemente giocare questa partita. Lui e gli altri hanno dimostrato di avere la Tigna Totti, oggi l'ho messo tardi ed era anche arrabbiato. Un ritorno ancora alle polemiche di San Siro. Allegri dobbiamo fare i complimenti alla Roma, ma da parte nostra c'è stato un calo di attenzione. Nel secondo tempo si siamo stati poco lucidi e disattenti e ci hanno puniti. Bastava di fatto un pareggio all'intervallo era anche parità con il punto che poteva davvero stabilire lo scudetto matematico. Non sono preoccupato, dobbiamo rialzarci subito, è importante fare un passo per volta. Ora pensiamo alla finale di Coppa Italia con la Lazio, poi la partita con il Crotone. Ci spostiamo anche su Repubblica Napoli, dove chiaramente spicca il trio delle meraviglie Mertens-Callejon e insigne la festa a metà del Napoli, battuto 5-0 il Torino, ma la Juve crolla contro la Roma e gli azzurri restano terzi. Sanità, il terrore è tornato in apertura di Repubblica Napoli. Nuova stesa della camorra. Spari nella piazza in cui fu ucciso il sedicenne Jenny. Telecamere spente. Don Loffredo incontra il questore. Raid anche a piazza Mazzini. I giovani in scooter sparano ai negozi. Di spalla, Villa Literno difende l'amica, viene uccisa dal suo ex, vittima una 44enne nigeriana accoltellata da un connazionale. Entriamo in Repubblica Napoli. La giornata. Con i dettagli che arrivano anche da Villa Literno, difende l'amica dall'ex fidanzato, e lui la uccide. Muore la nigeriana 44enne, colpita da un connazionale, e l'uomo è stato arrestato. Una gita a Pietrelcina con i detenuti. L'intervento per noi dell'Associazione La Mansarda occupa un posto centrale nel nostro modo di pensare e agire: il concetto di persona umana con la sua dignità. Inalienabile e la sua libertà, la persona umana, dono e missione al centro di quanto avvenuto a Pietrelcina. Stazione marittima, Museo del Mare dell'Immigrazione, c'è l'idea progetto, ma da pagina 3, sparatoria alla sanità. Torna l'incubo Camorra, una notte di follia, raid in piazza San Vincenzo, comando spara l'impazzata in piazza Mazzini, sventagliata di proiettili contro due serrande, dettagli dal nostro servizio. Due stese in una sola notte nel centro antico di Napoli, da Piazza Dante a Rione Sanità, due sparatorie con gruppi di giovani in moto a fare fuoco per fare paura. Ancora una stesa nel quartiere Sanità Napoli, nella stessa piazza, dove fu ucciso Jenny Cesarano, il ragazzo napoletano vittima innocente di un raid, ricordato con una statua. Una decina i colpi sparati, per fortuna senza alcun ferito. La denuncia arriva su Facebook dal presidente della Municipalità, Ivo Poggiani, che parla di una nottata di follia, come cala la notte. Il il controllo delle forze dell'ordine diminuisce. Sono ormai giorni che come i topi dalle fogne, paranza in moto escono di casa per riaffermare l'egemonia nel quartiere. A qualcuno dà fastidio che la sanità si stia riprendendo, danno fastidio gli eventi, i turisti, dà fastidio che sta ripartendo un'economia di quartiere. Intanto nella stessa notte si è tornato a sparare anche in un'altra zona nel centro antico. Sarebbero state almeno sei le persone arrivate su tre scooter tra Piazza Dante e il corso Vittorio e Manuele. Dopo la segnalazione dei raid, i carabinieri hanno appurato che diversi colpi di pistola erano stati esplosi contro un centro scommesse di via Tarsia e un bar di piazza Mazzini. Forse i destinatari di quel messaggio camorristico potrebbero essere alcuni pregiudicati che risiedono nella zona, che sarebbero vicini a un gruppo criminale che è imperversa tra la zona del Cavone, Monte Santo e la Pigna Secca. I riflessi con padre Angelo Berselli, ma non siamo una città normale. Don Berselli è stato portavoce di un popolo in cammino. Il movimento sceso in piazza dopo la morte di Jenny. in basso, mezzo cannone, scontro tra carabinieri e centri sociali, festa nella struttura occupata. I residenti si lamentano per il volume troppo alto. Levemente feriti due militari, due giovani denunciati, protesta su Facebook con la consigliera De Maio. E poi. Lo sport Napoli un altro show, 5 gol al Torino, ma la Roma è avanti. Sarri o oh, il contratto? Non c'entra De Laurentiis, insigne commenta senza Higuain chi l'avrebbe detto. Il calendario oggi, squadra già in campo: sabato sera c'è la Fiorentina per correre e sperare nel secondo posto che vale la Champions diretta senza passare per i playoff di agosto. La vela Capri Sailing Week. Ad Ance Trasparent 2, grandista e tattico sono stati decisivi. Lasciamo Repubblica Napoli con il Mattino, e anche qui l'apertura è dedicata ovviamente al Napoli, al Trio delle Meraviglie. Provateci ancora perché il Napoli travolge il toro con Mertens, Insigne, Zieninski e doppietta di Callejon. Ma la Roma piega la Juve e resta seconda. I commenti e le meraviglie che battono le tensioni, per quest'anno ci godiamo solo i record, il controcampo di questo Napoli. Merkel, colpo da KO ai socialisti, la CDU espugna anche il feudo dell'SPD, Schulz. Ma per Berlino non è finita, sorpresa nelle elezioni regionali Nord-Reno-Vestfalia, la cancelliera sempre più vicina alla riconferma. La proclamazione in Francia con Macron che entra all'Eliseo, rilancerò l'Unione Europea, plebiscito per Salvini, Bossi verso l'addio, la Lega conferma il segretario con l'82%, il fondatore ora va al Sud ed è finita. Finita la festa, la sanità tornano le stesse sette giorni dopo la notte bianca spari nella piazza dove morì Jenny all'interno Pinotti rendiamo obbligatorio il servizio civile, il ministro a Treviso archiviata la garantiamo nuova opportunità ai giovani la proposta con la cerimonia il ministro della difesa Pinotti con il capo dello Stato Mattarella alla tradizionale adunata degli Alpini svoltasi ieri a Treviso una delle capitali dei militari con il caratteristico cappello, presenti decine di migliaia di persone per quella che anche stavolta, come sempre, è stata soprattutto una grande festa per il corpo. All'arca i minori del disagio, chi viene da noi cresce in fretta, Elena Pera guida l'associazione di Castelvolturno, dal 2006 esperienza forte per 100 ragazzi, dai questionari sottoposti a chi svolge qui il servizio civile riceviamo commenti entusiasti. Proseguendo dal mattino, volontari a 433 euro al mese, impiegati 47.000 under 28, con la riforma si punta a quota 100.000. Per il 2017 lo Stato spenderà 257 milioni, i ricavi sono sempre più in crescita. Ci sono anche i dubbi di Borrelli a Mesci: l'idea di renderlo obbligatorio spaccherà il Paese. Macron all'Eliseo: la Francia e l'UE hanno bisogno di noi. Scambio di consegne segreti con Hollande: la visita a tre militari rimasti feriti nel Mali. Credo molto nelle istituzioni della Repubblica, farò in modo di farle funzionare, è la promessa di Macron. In aggiunta, il Premier moderato di transizione, in polo il braccio destro di Juppé. Ma buone chance anche per la Goulard, oggi Emmanuel Dalla Merkel. I nuovi passi per la Francia verso in questo caso la Germania. I ministri in carica fino alle elezioni saranno scelti solo. Domani e le priorità: moralizzare la vita pubblica e proposte per il lavoro, il rilancio economico. Anche un abito low cost come curiosità: eh, se la consorte si è fatta prestare l'abito. Macron ha speso appena 450 euro. E poi la Merkel che stravince in eh, Germania, nella roccaforte di Schulz: Germania ha sorpasso nel nord-reno-vestfalia, cancelliera favorita per il voto di settembre in Austria Kurz, il nuovo segretario dei popolari, il giovane ministro degli esteri austriaco, il nuovo segretario del Partito Popolare in Austria. Lettera a lui, emigranti, asse Roma-Berlino, la veloce parabola discendente del messia socialdemocratico, candidati deboli, non guidati e di scarsa preparazione, così è maturata la sconfitta di Schulz, la crisi... Dalle stelle alla caduta libera nelle regionali, solo poche settimane fa, sondaggi strabilianti, poi il tonfo pesa la poca chiarezza sui migranti. La caduta, otto mesi fa, il leader delle spede aveva ottenuto l'investitura dal 100% del suo partito. Banca Etruria, Renzi, siamo nelle dinamiche interne, attacca Renzi, niente favoritismi da Boschi, l'ex premier voglio la verità, sponda di Berlusconi, nessun reato, l'Italicum bis con i collegi elettorali, seggi da assegnare, le soglie di sbarramento per lista, il premio di maggioranza, tematica di Italicum bis che resta Davvero forte, ramazza dei volontari del PD ripuliscono Roma e poi in basso veti e liti sulla legge elettorale, i timori del Quirinale. Domani in commissione il voto sul testo base ma c'è il rischio della paralisi. Il PD potrebbe puntare sulla Lega e Ala di Verdini per far passare il sistema tedesco. E ancora? Italian Communist senza voti, il PD avrà le mani libere, Rosato chi vuole il centro-sinistra sia coerente, Matteo leader forte, ma siamo l'unico partito plurale, la grande coalizione, no, vinceremo noi, Brunetta Berlusconi riunirà il centro-destra, non c'è spazio per i traditori che hanno sostenuto il governo Renzi. Andiamo anche con il mattino Napoli, le tematiche legate strettamente al capoluogo Partenopeo, Sanità, Spari. Nella piazza di Jenni, stesa di Camora nella notte, gli affiliati in scooter si scatenano, esplosi dieci colpi, danne danneggiate quattro auto in sosta, il clan Vastarella nel mirino dei Sequino per il controllo del territorio e torna la paura. Con l'analisi se la cultura da sola non basta a fermare i clan, l'emergenza Cardarelli, i pazienti costretti a rifarsi il letto, ancora disagi in seconda chirurgia, la settimana scorsa la rivolta e l'aggressione contro un infermiere. Il debutto in scena è il balletto della favola di Carroll, così Alice balla sul palco del San Carlo. All'interno del mattino Napoli, sanità ancora a spari e paura, dove fu ucciso Jenny Cesarano, seconda stesa in pochi giorni, dieci colpi contro auto in sosta. Boom turistico, nuova faida per il pizzo alle attività ricettive della zona. Il racket, il clan di Patrizio Vastarella nel Merino dei seguino per il potere del territorio. In più, il Rione sta cambiando e clan da fastidio, Albanese attenti a garantire la sicurezza, il rischio di arretrare è concreto. Ernesto Albanese, fondatore della Onlus che opera la sanità, l'altra Napoli, l'allarme criminalità che resta con i soldati, l'esercito resta un forte elemento di dissuasione, poi oggi ci sono anche le forze dell'ordine. sanità... E il simbolo della svolta non mi interessa che diventino dei Mozart ma dei buoni cittadini. Il sacerdote quando abbiamo iniziato 11 anni fa qui non c'era nulla, è stato decisivo l'incontro con Padre Antonio Loffredo e lo scontro dei Luca e dei Magistris smettessero di litigare e piuttosto pensassero al bene della città e della regione ancora da Napoli, detenzioni a mezzo cannone, due carabinieri feriti, schiamazzi di notte nell'ex mensa occupata da centri sociali, i militari intervengono, denunciati due attivisti alla richiesta di esibire i documenti, il gruppo si è barricato e sono stati lanciati oggetti, i militanti, azione ingiustificata, non sono riusciti a entrare e ci hanno attaccato in aggiunta L'ausiliare manca al Cardarelli i letti rifatti da ricoverati. La denuncia con la sanità in primo piano, i degenti e i familiari in difficoltà, cambio lenzuola come in caserma. San Paolo, l'ecografo è fuori uso. In emergenza il pronto soccorso, in sei mesi quasi sempre rotto per le diagnosi e malati gravi. Corse in altri reparti o all'esterno. emergenza sanità. Il confronto politico Bassolino-Filling con Pisa Pia, lavoriamo insieme, l'ex sindaco, bisogna costruire una casa per tutti, i senza tetto del centro-sinistra, rimpasto, moderati riformisti, un nuovo round verso le amministrative, Mastella via a noi campani. Dal mattino Napoli al mattino Benevento, giornata ecologica, Rione ripulito insieme al sindaco Mastella e nazione scout detenuti in semi libertà e tanti migranti. Le questioni della città, la task force incontrata a Capodimonte, il primo cittadino, amore per Benevento. In alto, sassi contro bus dei tifosi del Frosinone, due denunce. Intanto oggi il benevento riprende la preparazione in vista della trasferta di Pisa. La polizia ha individuato i due giovani attraverso le telecamere nella zona all'interno. Prevenire in camper senza ticket e attese: Domeniche della Salute, pienone dai rotari, l'altra sanità con le piazzate, tutte le 400 azzaree dell'AIRC. Le offerte sosterranno la ricerca. CESBOB. Aceto, servizi migliori con i fondi Unione Europea per il terzo settore. Giornata ecologica, boom a Capodimonte la questione della città. Insieme agli amministratori scout detenuti migranti che hanno ripulito le aree verdi, il servizio. Le esigue finanze di Palazzo Musti impongono una stretta e una gestione completamente diversa rispetto agli anni scorsi, lo ha ribadito con forza il sindaco di Benevento Clemente Mastella che non risparmia le accuse all'ex amministrazione. Noi faremo delle cose, però nei limiti è possibile. Se penso che in questi anni sono stati utilizzati 120.000 euro per i bagni pubblici e noi scenderemo a 50.000, il meno indispensabile. Pensate che, lo dico ai cittadini di Beneto, 4.000 euro soltanto per pulire i bagni che sono davanti dove c'è l'obelisco e davanti alla Chiesa di Sant'Anna, una cosa indecente, indecorosa, eh, che serviva soltanto evidentemente per accontentare piccolo capotaggio di clientela locale e ovvio che se tutto questo è stato sperperato in questi anni comporta delle conseguenze, siamo arrivati al dissesto a 110.000 di euro. Tra le prossime sfide del sindaco poi quella di riprendere il possesso e la gestione del pattinodromo di via Mustilli, da anni occupato e sede del centro sociale De pistaggio. Piena disponibilità a trasferire altrove, là dove ci sono i presupposti, le condizioni, dove si fa veramente fatturazione sociale. Però il pattinodo deve restare in consegna, questo deve tornare in possesso dei cittadini di Benevento e la comunità di Benevento. Per il resto gli altri, piena di disponibilità, a dargli anche rifugio e, e, e luogo nel quale ospitare eh, le persone che sono là dentro. Volete un'altra clamorosità? Io ho concesso al... Eh, al conservatorio, l'auditorium giù a Rione Libertà. Sapete perché non possiamo stipulare la convenzione? Perché laggiù è stato costruito a parte del comune su un terreno demaniale. Non c'è stato mai un riscontro e qui non è possibile praticare questa convenzione. E la politica con Pompei Madaloni e nocera le amministrative liste collegate al nuovo soggetto a Benevento e ancora... Dal mattino, San Bartolomeo, corsa a tre verso il voto. Nel fortore si modifica la geografia delle forze in campo, respinta l'istanza di ritiro per la lista civica. Circelli tra gli aspiranti sindaci. La protesta, giusto compenso di avvocati in corteo. Il presidente Mazzeo, con altri avvocati durante il corteo, delegazione dell'ordine con altri professionisti che hanno manifestato a Roma. E lasciamo i quotidiani per. Passare sul nostro sito www.ottopagine.it, le ultime provincia per provincia dal nostro portale. In attualità, le vostre dieci piccole idee per cambiare la città, proposte semplici a basso costo, sviluppiamole insieme e sottoponiamole a chi amministra ancora dalla home page, le top 5. perde il controllo dell'auto e si schianta contro la barriera. Quattro donne ferite nell'incidente registrato alle porte di Pietrelcina ancora dalla home page, dalle top 5 danni ad auto, scontro in strada e c'è chi gioca al lotto, episodio a Rione Libertà, qualcuno c'è da giurarci ne avrà approfittato per sfidare la sorte affidandosi alla smorfia. Ne avrà tratto i numeri da giocare all'otto nella speranza che siano effettivamente quelli giusti per quanto accaduto al Rione Libertà. Ieri i danni provocati ad un'auto, oggi il secondo round sull'immaginario ring. Secondo una prima ricostruzione, due persone: la macchina di uno di loro sabato era stata già al centro di attenzioni vandali. Che intorno all'ora di pranzo l'ulteriore contatto, e poi pullman, tifosi Frosinone danneggiati. Denunciati due giovani identificati dalla Digos grazie alle riprese della Scientifica Sindaci boom di civiche duello De Luca De Magistris si vota partiti in crisi esplode il fenomeno delle civiche ecco la carica dei nuovi candidati anche ad Avellino e poi la notte di follia con due stese vogliono riprendersi la sanità, Poggiani come topi dalle fogne escono di notte per fare le paranze, due stese in una sola notte nel centro antico di Napoli, da Piazza Dante a rione di Sanità, due sparatorie, e gruppi di giovani in moto a fare fuoco per fare paura, ancora una stesa nel quartiere Sanità a Napoli, nella stessa piazza dove fu ucciso Jenny Cesarano, il ragazzo napoletano vittima innocente di un raid ricordato come una... Con una statua una decina i colpi sparati senza nessun ferito slide provincia per provincia con Salerno. Si, si sente male in strada, sospetta tubercolosi nel Salernitano. L'under 15, Granata che festa. Salerno tra le prime otto in Italia. Derby le interviste post gara ai tifosi Granata dopo il successo nel derby 2-0 sull'Avellino, ecco le sfide più attese dei comuni del Salernitano. Slide anche da Napoli. Notte di follia con due stese, vogliono riprendersi la sanità. Napoli e Maradona, storia di un amore eterno. Castellamare di Stabia, la città si ferma per San Catello e Antiche Terme si insedia la commissione per aprire le buste. Da Napoli ad Avellino le ultime dall'Irpinia su otto pagineit uomo investito ad Ariano paura per mamma e bimba in auto, Avenino senza due squalificati contro il Latina un successo consentirà al gruppo bianco-verde di salvarsi in cadetteria, sindaci boom di Civica duello dei magistris De Luca, scegliamo a Tripalda in campo per la rinascita nel sabato e poi Santa Rita mi ha regalato quel figlio che non potevo avere, attualità ad Avellino, da Caserta, trattore travolge Vespa, muoiono due ragazzi, pesta a morte una donna e ferisce un uomo fermato nigeriano, ruba un motorino, inseguito e arrestato. Comuni al voto in provincia di Caserta il giorno delle liste, ed è anche il caso delle scuole chiuse a Caserta: dramma, colpa della legge del Rio, parla Vilma Moronese, il servizio. Il dissesto della provincia di Caserta, l'ipotesi di uno sperpero di fondi pubblici per mano delle dirigenze scolastiche. Le perizie ingegneristiche hanno già stabilito per otto edifici il pericolo concreto di crolli. E domani intanto restano chiusi l'ITC Mattei di Caserta, la succursale del liceo classico Cirillo di Aversa, l'ex convitto Nifo di Sessa a Oronca. Insomma, manutenzione periodica che sarebbe mancata e forse ipotizzano gli inquirenti, non solo per effetto del deficit nel quale è piombato l'ente di Caserta, ma sotto la legge di di ingrandimento degli inquirenti ci sono anche i fondi POR e quelli PON, fondi risorse che in maniera autonoma i presidi possono destinare. Insomma, restano da accertare, sono da verificare le reali priorità affrontate scuola per scuola. E questo è uno dei filoni di indagine nel fascicolo sul tavolo del procuratore. Intanto il presidente De Luca ha annunciato che domani ci sarà un bando della regione che mette a disposizione dei 51 dirigenti scolastici fino a 40 mila euro. Il governatore. Tuttavia ha anche invitato i presidi ad usare quei soldi con parsimonia, spiegando che chiederà il commissariamento delle dirigenze scolastiche che si mostreranno inadempienti. Non va meglio intanto ad Avellino dove ieri il GIP ha rifiutato la richiesta di rimozione dei sigilli della scuola media Cocchia che dunque resta chiusa come decretato lo scorso novembre. In chiusura le slide da Benevento, 5 Stelle, Asia, berrante quanto accaduto per le nomine. Pullman, tifosi, Frosinone danneggiati, denunciati due giovani. Danni ad auto, scontro in strada: c'è chi gioca al lotto, perde il controllo dell'auto e si schianta contro la barriera. Dettagli da Pietrelcina con quattro donne ferite nell'incidente registrato alle porte di Pietrelcina e di quattro persone ferite il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio, ieri pomeriggio lungo la stradale. 212 all'ingresso di Petrelcina, si tratta di quattro donne che viaggiavano a bordo di una Fiat Multipla, la conducente ha perso il controllo del veicolo e che si è schiantato contro il guardrail, la barriera ha squarciato il vano motore e scattato l'allarme sul posto, sono accorse le ambulanze del 118 Misericordia e dell'unità di rianimazione della Croce Rossa. È tutto dal Taccio per la Rassegna Stampa, ringrazio in regia Aldo Fenizia, vi ricordo gli appuntamenti con informazione alle 11 e alle 12 e poi il Tg 14, grazie e buona giornata.